Benvenuti a questa Eccoci. diretta su Game of Goals, eccoci qua, Niccolò Mello, Joe Araf, che conoscete, siamo i cofondatori del sito e poi con noi c'è anche Esteban Beckerman, un giornalista argentino, grande appassionato di calcio argentino, di calcio sudamericano in generale. Tra poco dovrebbe collegarsi, mi ha detto che tra 5 minuti sarebbe stato qua, Gianni De Biasi, allenatore che conoscono bene o male tutti in Italia, allenato tanti anni nel nostro campionato, ma ha guidato anche alcuni club stranieri, l'ultimo l'Azerbaigian, ma precedentemente soprattutto la nazionale albanese. È stato davvero una sorta di guru in Albania, gli hanno dato anche la cittadinanza onoraria, ha allenato per 6 anni tra il 2011 e il 2017 e ha portato l'Albania per la prima volta nella storia alla fase finale dei campionati europei. La seconda è stata in questa occasione che appunto ha affrontato l'Italia. Questa diretta verterà soprattutto sugli europei, sulla fase finale degli europei, della Coppa America che approcciano con i quarti di finale. Tra poche ore ci sarà la partita dell'Argentina che aprirà in Coppa America i quarti contro l'Ecuador. Do la parola a Joe, che magari così puoi presentare meglio Esteban e magari poi America. Sì, buonasera a tutti. Siamo qua, siamo in tre, ma come ha detto Nicolò, saremo in quattro a breve. E abbiamo invitato oggi sulla nostra pagina Esteban Beckerman, un giornalista argentino conosciuto a livello locale. Io l'ho conosciuto personalmente a Buenos Aires. Sono andato a trovarlo nel suo santuario, come lo chiamo io, che si chiama Intertiempos. Uno spazio molto bello dedicato al calcio, non soltanto al calcio inteso come sport, ma al calcio inteso anche come storia, come cultura. Uno spazio molto bello, con tantissimi libri anche molto, molto rari, in cui Esteban appunto tiene, diciamo, dei seminari alle volte e fa degli eventi appunto relazionati con il calcio, ma appunto non solo. Tifoso del Vélez, no? Ma devo dire, perché ha scritto un libro sul Vélez che io ho, tra l'altro, no? Ma grande conoscitore del calcio argentino, devo dire, sia di quello moderno sia di quello un po' più antico. Así que yo voy a te presenté, Esteban, hablé un poco de ti, con te al nostro pubblico, quién eres y tal, ¿no? E come dicevo, noi faremo questa diretta sia con lui sia con Gianni De Biasi. Esteban, io tradurrò chiaramente, farò delle domande in spagnolo a Esteban e poi dopo tradurrò, credo che capirete comunque tanto perché comunque non sono due lingue così diverse, però magari di tanto in tanto qualcosa potrebbe sfuggire, quindi in quel caso lì, dopo che Esteban ha parlato, io traduco così è tutto chiaro. Io direi, visto che intanto Gianni ancora non c'è, di cominciare un po' magari a toccare il tema della Coppa America, magari con una panoramica generale, Nicolò, se sei d'accordo, e poi dopo magari più nello specifico anche a toccare l'Argentina e altre squadre, cosa ne pensi? Non riesco a vederti, no, non. Amen. Sì. Ma cliccando anche lì non riesce a entrare. Mi sembra strano. Hai provato anche da cellulare? Sì. Aspetta allora. Provo a rimandartelo, mi sembra strano, cazzo. Aspetta, mi spia, aspetta un attimo. Te l'ho rimandato di nuovo, ma io quello lì. Qui non ti vedo, siamo noi tre dentro, non riesco a vederti, non riesco a capire perché. Rimandaglielo. Non riesco a capire perché noi non ti vedo. Ogni volta che clicca mette il Aspetta che nome, provo a vedere mette in un entra, altro c'è. modo, eh. Adesso aspetta, metto giù, provo a vedere.
Con StreamYard, sì. 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 Aspetta, facciamo invita, ecco, forse da qua, vediamo un po', copia. Mi dà lo stesso coso, però... dammi una mail. Gianni De Biasi.it. Allora vado sulla mia. No, non ti vedo. Vedo semplicemente sempre noi tre. Provo dalla mail allora. Aspetta, proviamo a vedere dalla mail. Provo dalla mail. Allora, vediamo. Eccolo lì, perfetto, ti vedo, perfetto, ok. Ciao, ciao. Ok. Eccoci. Ciao Gianni. Ciao Gianni, benvenuto. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma adesso siamo riusciti a collegarti. Intanto è sparito Joe. Io adesso Esteban ho perso cosa hai detto, ma avrei parlato sicuramente con Joe, magari della Coppa America. Adesso speriamo di riuscire a recuperare Joe perché ne aggiungiamo uno, ne perdiamo un altro. Gianni, io ti avevo presentato come allenatore, appunto, che ha allenato l'ultima volta l'Azerbaigian, ma soprattutto avevi allenato all'estero la nazionale albanese, portandola per la prima volta nella storia ai campionati europei nel 2016, e l'Albania è tornata poi a giocare contro l'Italia ed è l'unica vittoria che abbiamo conquistato. Partirei proprio da lì per chiederti che tipo di esperienza è stata quella alla guida della nazionale albanese e che tipo di calcio hai trovato. Non ti si sente? Dovresti accendere il microfono. Non sentire, io non sento. Abbiamo un po' di problemi, penso con. Prova adesso. Eccomi, perdonatemi, intanto Gianni sono uscito io. Sì, Eccoci ma qua. non riusciamo a sentire Gianni. Aspetta un attimo che provo ad attivare. Non riesco a capire come mai non riusciamo a sentirlo. Il microfono attivo, sennò farebbe Sì, la spunta con il microfono spento. adesso forse è una tecnica. Nel frattempo, Magari magari non volume. so volume. Adesso non so com'è che io ho dovuto staccarmi un attimo per parlare con Gianni. Non so con Esteban, forse hai affrontato il tema della Coppa America con Sì, lui. stavamo introducendo il tema, no, più che altro avevo chiesto a te come cominciare. Possiamo cominciare da lì? Sì, possiamo cominciare dalla Coppa America, insomma. Quindi diciamo che la prima domanda sarebbe, secondo me, un po' una panoramica di ciò che sta, di ciò che sta avvenendo, no? Sì, che pensiamo contigo, Esteban, abbiamo un po' della Coppa America, di quello che si è visto, no? Hasta hoy, no? De come sta evoluzionando un po' con la Coppa, no? E sì, o algo che ti sorprendió, primero, no? Dello risultato che abbiamo visto, no? E sì, hai algo che, bueno, algún jugador, algún equipo que destacó. Bueno, sorprenderme no, la verdad que no me sorprendió nada hasta ahora. Es más bien una continuidad de lo que viene pasando en las eliminatorias del Mundial, ¿no? Lo que está ocurriendo en esta Copa América, porque Canadá, a lo sumo, podría ser una sorpresa, porque uno desconoce bastante su realidad, ¿no? Y entonces, digamos, se topa de repente con algunos jugadores interesantes que hay ahí.
pero también ya había jugado el Mundial, ¿no? Este, o sea, no es realmente tampoco tan sorprendente lo de Canadá. Así que, en realidad, sorprendente no hay nada, me parece. Sí ratificaciones, ¿no? Como el muy buen momento actual de Colombia, también lo bueno que viene haciendo Venezuela con Fernando Batista como entrenador. Bueno, la continuidad también de Argentina como protagonista, ¿no? Del fútbol mundial y este, con Messi ya dando este, sus últimas exhibiciones, ¿no? Seguramente, y con algún problema físico que lo tiene en duda inclusive para el partido de hoy. Pero bueno, en definitiva con su calidad intacta, ¿no? Y por el lado de Brasil, realmente, digamos, ya nos llama la atención, ¿no? Que Brasil le falta el respeto a su propia historia futbolística, ¿no? Que es lo que viene pasando ya con esta selección desde hace un buen tiempo, ¿no? Y que se traduce hoy en día en un dato para mí este, realmente grave, ¿no? Teniendo en cuenta justamente esa tradición de Brasil, que es que no tienen un número 10, no tienen un jugador que pueda jugar realmente como enganche, ¿no? Este, o organizador de juego. Este, lo más parecido a eso es Vinicius cuando se tira un poco al medio, pero en realidad no es tampoco un 10, es un extremo por la izquierda, un delantero, ¿no? Este, que baja justamente el juego para desde ahí desequilibrar este, con desborde y gambeta. Y bueno, dejo para el final a Uruguay, ¿no? Que realmente con Marcelo Bielsa viene haciendo un trabajo espectacular, es gran candidata a ganar la Copa América, y bueno, ahora tendrá la posibilidad justamente el sábado de demostrar contra Brasil este excelente momento por el que atraviesa en un partido en el que a Brasil le faltará justamente Vinicius por esa amarilla que recibió ante Colombia y por el que, digamos, Uruguay creo que tiene todas las de ganar, ¿no? Me parece que justamente la posibilidad de enfrentar a un Brasil sin Vinicius le deja bastante servido a Uruguay el pase a las semifinales. Ok, te lo dico un attimo per essere l'Argentina perché qui ho un po' di problemi tecnici. Hai capito? Ma ho sentito... Hai capito? Ok. Mi interessava molto sapere dell'Argentina. Mi interessava molto, me lo sono perso. Sì? Venezuela che è allenato dall'argentino Batista e poi della Colombia, che comunque è una nazionale, bisogna stare attenti, che sappiamo che è imbattuta da 26 partite. La nazionale argentina poi chiaramente è forte, campione del mondo, ma Messi che ha problemi fisici, ancora non si sa se potrà scendere in campo tra poche ore contro l'Ecuador, e il Brasile dall'altra parte che affronta comunque affronta l'Uruguay, quindi una sfida subito delicatissima, e Vinicius poi che non è proprio un vero 10, che è un po' l'assenza di un vero 10 quello che condiziona il calcio brasiliano, ha detto Esteban, e Vinicius comunque che è un grande momento di forma ma è un giocatore un po' laterale, diciamo, e poi mancherà per squalifica contro l'Uruguay, quindi questa sarà sicuramente una defezione pesante, una Coppa America affascinante. Dall'altra parte c'è nel frattempo ovviamente abbiamo dei problemi questa sera al collegamento perché Gio continua a uscire. Gianni, intanto tu ci senti? Io continuo a non sentirlo. Aspetta, mi vedi? Nel frattempo okay, io non riesco a sentire Gianni. Ho problemi tecnici. No, anch'io. Adesso c'è il microfono spento, è acceso, ma secondo me è il volume che manca di Gianni. Da quello che vedo. Non credo, no, credo di no, perché faceva segno di no prima. Ah, ok. Allora, non lo so. Allora, io ho un po' di problemi tecnici purtroppo, come state vedendo, perché sono in montagna, la connessione qua in queste zone è quella che è. Traduco un attimo quello che ha detto Esteban, faccio un altro tentativo. Sì, ho già tradotto io, quindi... Hai già fatto, ok, perfetto, ok. Tutto chiaro, quindi no, Brasile e Uruguay, ok, perfetto. Adesso cosa ti sentivo, l'ho sentito un attimo. Al massimo. Eccolo sì, qua. Sì, sentite? Sì, perfetto. Ok. Ci siamo. Mamma mia, che fatica, oh. Mamma mia, che fatica, la mia vita.
ce l'abbiamo fatta. Senti, la primera, ci la, siamo, primera dai. La primera vesca messale è una cosa sì, incredibile. Anche bene. Ci siamo. Ascolta, io ero partito proprio dall'esperienza dell'Albania, quindi se volevi parlarci un po' di che tipo di calcio hai trovato quando sei andato giù lì. Beh, diciamo che sono arrivato in un momento in cui la nazionale doveva cambiare completamente modo di approcciarsi al calcio. Avevo un gruppo di giocatori datati che erano alla fine di un ciclo e sono arrivato a provare a cambiare completamente tutta la plantilla, tutta la rosa della squadra. Chiaramente non era un lavoro facile, perché ci è voluto praticamente 2 anni per provare a cominciare un percorso. In più non avevamo grandi giocatori, non avevamo giocatori che giocavano nella Serie A, ne avevamo solo 2 che giocavano nella Serie A, ne avevamo uno che giocava in Serie B, anzi 2 che giocavano in Serie B e altri che giocavano nei campionati minori. E quindi le difficoltà stanno quando tu hai poca qualità, quando te falta la qualità, come habla nostro amico de Argentina. Credo che sia un problema molto, molto difficile da affrontare. Io credo che un po' l'organizzazione, un po' il fatto di far credere che si può volare anche se non hai le ali, io credo che questo sia stato poi il leitmotiv per portare avanti questa squadra, che è riuscita ad arrivare per la prima volta all'Europeo nel 2016. C'è tornata quest'anno, ma quest'anno ha 7-8 giocatori che giocano in Serie A, ha 2 giocatori che giocano nella Premier League, c'è uno giocatore che giocano nella Liga Spagnola, quindi giocatori che hanno qualità e sicuramente hanno, dal punto di vista tecnico, molto di più di quello che avevamo noi nel 2016. Cosa è mancato secondo te? Vai, sì, una domanda per Gianni. Gianni ha un'esperienza importante sia con il club che con la nazionale. Immagino che allenare in nazionale vale anche per Spalletti, adesso chiaramente sia molto più complicato perché i tempi che hai a disposizione per allenare i giocatori, conoscerli, sono molto minori, no? Com'è che si gestisce questo processo qua? Un processo che prende più tempo, immagino, no? Per amalgamarli, per metterli assieme. Beh, tutto parte dalla conoscenza dei calciatori, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della personalità, dal punto di vista della qualità delle persone che hanno qualcosa dentro, che hanno voglia di esprimerlo e che si sentono veramente coinvolte dal progetto nazionale. Io credo che questo sia uno degli aspetti. È chiaro che se hai l'Argentina è più facile che tu possa arrivare a vincere il campionato del mondo, è più facile che tu possa vincere la Coppa America. Se invece hai l'Albania fai molta più fatica perché i giocatori sono quelli, hai una realtà completamente diversa. Non hai storia, non hai mentalità da questo punto di vista qui, però credo che il lavoro che ha fatto Spalletti è un lavoro talmente breve, è durato solo 1 anno l'esercizio di Spalletti e credo che fosse l'allenatore migliore che potessimo avere in quel momento lì. Anche lui deve fare esperienza perché non è facile allenare una nazionale, allenare una squadra di club, credo che siano 2 cose diverse, ma se uno entra nella dinamica di capire che non deve perdere tempo, che deve cercare di lavorare su certi aspetti, credo che questo sia una cosa molto importante, che Spalletti farà tesoro di questa esperienza vissuta in questo periodo qua. Bene, ti volevo chiedere a proposito di questo, perché l'Italia, c'è state parecchie critiche anche non solo legate all'allenatore ma legate anche alla squadra, legate alla federazione, legate, tu come la vedi da questo punto di vista? È vero che ogni tanto si sente dire in Italia non nascono più talenti, soprattutto in certi ruoli, perché non abbiamo più i Baggio, gli Zola, i Mancini, i Totti, Del Piero, cioè cosa manca secondo te all'Italia, al di là della scelta dell'allenatore, cioè cosa stiamo sbagliando secondo te nei settori giovanili o nella costruzione dei giocatori del futuro? Nicolò, l'Under 17 è campione europea. L'Under 17 è campione europea, quindi qualcosa riusciamo a fare. Poi il problema è come mai
perdiamo tanti giocatori nel periodo critico che passa dalle primavere alla prima squadra? Perché probabilmente anche noi crediamo poco in quei ragazzi lì. Ed è chiaro che se tu non gli dai confianza, come dice Esteban, se tu non gli dai confianza a un niño, non può crescere, non può crescere. Io credo che questa è la cosa importante. In Argentina li spingono, vanno. In qualsiasi altro posto in Nord Europa ti mandano in campo e ti danno fiducia. Noi facciamo fatica a dare fiducia ai nostri ragazzi. Questo è il problema principale. Perché se vuoi crescere devi intanto individuare le qualità nei vari singoli giocatori, dopodiché devi dargli però costanza, possibilità di giocare con continuità, no, se sbaglia una partita lo metto fuori e non lo metto più in campo. Sbagliare è umano e i ragazzi giovani possono sbagliare. L'importante però è che non si buttino dentro i giocatori tanto per buttare perché sono giovani o chissà per quale motivo, ma perché ne intuisci chiaramente delle qualità. E se una squadra vince l'Europeo, probabilmente qualche qualità più degli under 17 di Inghilterra, Germania, Francia, che ci sovrastano, e Spagna, forse ce le abbiamo. Allora, perché poi ci perdiamo e giochiamo contro la Spagna e ci fanno un mazzo tanto? Perché? Perché abbiamo meno qualità. Oggi tu puoi essere il più grande allenatore del mondo, il più grande stratega, il più grande motivatore, ma se non hai qualità a quei livelli lì, perdi tutte le partite. Te lo dice uno che ho sempre avuto squadre sia nella Liga sia che nel campionato italiano che in, nelle nazionali, squadre deboli tra virgolette. La forza poi cercavo di mettercela io con la motivazione, con l'attenzione tattica, con la situazione a ballon parado, situazione di pallina attiva, tutte queste situazioni qua, per cercare di tirar fuori qualcosa. Io l'Albania vince contro il Portogallo che diventa campione d'Europa, l'unica squadra che batte il Portogallo siamo l'Albania, 1-0 in Portogallo. Come abbiamo fatto? Buccio di culo così, però gli abbiamo fatto gol. Certo. Joe, magari vai tu, sì. Se magari vuoi coinvolgere anche Esteban di nuovo. Sì, sto un po' saltando adesso così la connessione, spero che non salti. Oh, ogni volta che prendo parola salta la connessione, quindi spero che non sia più il caso, insomma. Allora, io ho perso qualche passaggio prima per questi motivi tecnici, eccetera, no? E purtroppo ho seguito poco la Coppa America per una questione, meno dell'Europeo per una questione chiaramente di fuso orario, no? Mi stavo contando che giorno pure seguire la Coppa America, così come la Eurocoppa, no? Perché se quella poi la noce, alla medianoce, ma sta già della medianoce, no? Così che non trovo in maniera di avere molto partito, chiaramente, no? Así que te quiero preguntar, Esteban, ¿no? A lo mejor una comparación entre Argentina 2022, que gana el Mundial, y Argentina 2024, ¿no? Yo leí y vi algo claramente de Lautaro Martínez, por ejemplo, ¿no? Que me parece que está tomando un poco de protagonismo, ¿no? En este equipo, ¿no? Que no tenía al principio, ¿no? Porque en el Mundial sí. No fue claramente... Sí, creo que claramente es la principal diferencia, ¿no? Que hay hoy en día entre la selección campeona del mundo y esta que está jugando la Copa América, ¿no? El momento de Lautaro Martínez, que realmente es muy bueno, ¿no? Y bueno, que empieza ya, digamos, en el primer partido de esta Copa América, con Messi dejándole patear un penal de una manera muy solidaria, digamos, ¿no? Y que le permite a Lautaro retomar un poquito esa confianza que había perdido. Y bueno, a partir de ahí ya claramente fue el jugador que uno espera que sea, ¿no? Porque es en definitiva, digamos, el mismo jugador que uno ve jugar en el Inter, ese goleador implacable, ¿no? Que no perdona casi nunca, ¿no? Cuando tiene la posibilidad de definir. Y bueno, lo demostró sobre todo en este último partido, no contra Perú, digamos. Sí, bueno, contra Perú también hizo los dos goles, ¿no? Justamente. Pero
pero bueno, ya había hecho justamente el primer gol, perdón, el segundo gol en el triunfo 2-0 contra Canadá en el debut, en ese penal que le deja patear Messi, y el gol de la victoria contra Chile, ¿no? Ese gol que algunos todavía están reclamando un offside, ¿no? De otros jugadores, ¿no? De él, pero que en definitiva fue perfectamente válido y bueno, que le permitió a Argentina ya asegurarse la clasificación en su segunda presentación en esta Copa América. Así que claramente sí, Lautaro Martínez es realmente el jugador que está de algún modo marcando esa diferencia entre la Argentina campeona del mundo y esta de la Copa América 2024. Sì, adesso Gio è uscito di nuovo, però sì, penso che si sia capito Lautaro in qualche modo la grande differenza rispetto alla squadra di due anni fa. Abbiamo visto che è arrivato probabilmente anche con problemi fisici. Due anni fa aveva perso il posto da titolare, che era andato poi ad Alvarez. Lui aveva comunque dato il suo contributo perché c'era il rigore con l'Olanda, aveva partecipato all'azione del gol del 3-2 di Messi in finale, però non era stato sicuramente un fattore, cosa che invece lo sta dimostrando adesso. È a 4 gol, capocannoniere, la doppietta con il Perù, i gol in ogni partita, perché il gol è decisivo anche con il Cile, che ha permesso all'Argentina di qualificarsi già con un turno di anticipo ai quarti di finale. Il gol anche con il Canada era subentrato. Bisogna capire se tra qualche ora Scaloni vorrà schierare Lautaro titolare, perché penso che in questo momento davvero, non so anche tu Gianni come lo vedi, ma lo meriti, perché mi pare decisamente più in forma di Alvarez, posto che poi le condizioni di Messi sono quelle poi di rimenti poi per la nazionale argentina. Gianni. Lautaro è un giocatore straordinario, giocatore che ha grandissima qualità, l'ha dimostrata in questi anni all'Inter, nei quali è riuscito a trovare probabilmente l'ambiente giusto nel quale il giocatore è un leader importante in campo. Magari non lo è un leader assoluto, ma è un leader tecnico importante. Credo che da questo punto di vista qui il fatto di giocare insieme a altri grandi campioni possa solo fargli bene e poi dargli meno responsabilità da un certo punto di vista, però lui è uno che quando è in zona gol diventa veramente molto molto pericoloso. Intanto abbiamo anche un amico argentino, Sergio Antonio Fiorillo, che scrive saluti a tutti, bella puntata, quindi ti salutiamo Sergio. Gianni, vorrei invece farti una domanda sugli europei, perché adesso stiamo entrando nella fase decisiva. Praticamente tutte le big sono riuscite a qualificarsi ai quarti di finale, ci saranno due sfide soprattutto interessantissime, Francia-Portogallo e Spagna-Germania, perché la Germania padrona di casa, ma la Spagna è probabilmente quella che ha fatto finora vedere il calcio più brillante, più bello da vedere anche da un punto di vista estetico. Poi ci sono Olanda-Turchia, che forse è una sfida un po' inedita, e infine l'Inghilterra, che ha faticato tantissimo per avere ragione della Slovacchia, sicuramente non sta brillando molto sul piano del gioco, un po' come la Francia, che però ha tanti campioni, che affronterà la Svizzera, che possiamo dire che forse dopo la Spagna è la squadra che ha espresso il miglior calcio. Un tuo giudizio su questi quarti di finale, come li vedi? Secondo te chi sono le quattro favorite per arrivare in fondo alle semifinali? Ma io l'ho detto all'inizio del torneo, lì la lotta sarà tra Francia, Germania e Inghilterra. Anche se tutte e tre, a parte la Germania che ogni tanto a sprazzi riesce a far vedere un buon calcio, per il resto, scusa, la Spagna che ho dimenticato, la Spagna è quella che fa vedere il calcio migliore, quella che ha talento, quella che ha gioventù, quella che ha la possibilità di farti gol in qualsiasi momento. Però è un campionato che adesso comincia a diventare molto interessante dal punto di vista del nervosismo, dal punto di vista del non puoi sbagliare assolutamente una partita perché sei fuori, e quindi subentrano un sacco di altre cose. Anche le partite che abbiamo visto magari vincere poi all'ultimo minuto nel turno precedente erano abbastanza equilibrate sul campo. Poi il risultato finale può essere 2-0, 4-1, come è finito qualche risultato, ma non è stata così marcata la differenza come il risultato finale poi ha fatto balenare l'idea che ci fosse così tanta differenza. C'è equilibrio, c'è grande consapevolezza da parte delle squadre, quindi io credo che
sarà molto bello seguire fino alla fine questa Eurocoppa, come si dice in spagnolo, questo europeo, e credo che tutto sommato quelle squadre a cui ti dicevo, quelle quattro lì, sono quelle dalle quali uscirà la vincitrice. Io ho la sensazione, chiedo a Gianni se è d'accordo con me, che la Spagna sia quella che abbina meglio di tutte il gioco ai giocatori, cioè singoli di qualità al gioco che spende. Sembra di vedere un club alle volte, no? Cioè per i meccanismi, per come sono liati, no? In un europeo in cui abbiamo delle squadre, magari non di altissimo livello individuale, che però giocano bene, come la Svizzera, come anche l'Austria, per quanto sia uscita comunque con la Turchia, che però hanno giocato un bel calcio, arrivando addirittura nel caso dell'Austria prima nel girone, o squadre magari che non giocano così bene, che però hanno i singoli, come la Francia o l'Inghilterra. Mi pare che la Spagna sia quella che coniughi meglio le due cose, non so se la vedi anche tu così. No, sono d'accordo, te l'ho detto prima, credo che la Spagna sia quella che ha i favori del pronostico tra Francia, Spagna, Inghilterra e Germania. Da queste quattro squadre viene fuori qualcosa. È chiaro che la Spagna ha sempre fatto vedere qualcosa in più dal punto di vista della qualità del gioco, anche perché ha giocatori di grandissima qualità, giovani ragazzi, ancora che non hanno dato ancora il massimo dal punto di vista della tecnica e della capacità di vivere la partita, però hanno degli sprazzi durante la partita che fanno la differenza. Io credo che da questo punto di vista qui sarà difficile affrontare squadre che poi hanno grande esperienza anche a livello internazionale, perché giocano tutti in grandissimi club, dalla Barcellona all'Atletico di Madrid, al Real Madrid, alla Real Sociedad, tutte squadre che investono anche su ragazzi giovani. Quello che dicevo prima, io credo che questo sia un po' l'aspetto che importante. In Spagna hai qualità, sei bravo tecnicamente, hai i numeri, ti fanno giocare anche nella Liga senza problemi, anche in grandi club, però perché hanno la confianza, hanno la fiducia e la danno la fiducia ai ragazzi. E questo secondo me è l'aspetto più importante per provare a fare qualcosa di grande. Ecco Esteban, volevo fare una domanda per te. Come ves l'Eurocopa e che equipo te gusta más? È buono il mio spagnolo. Bueno, coincido un poco en que España es el que mejor juega, el que más frescura tiene en su juego. La verdad es que Yamal es un jugador que me encanta. Claramente ahí se está gestando algo. Uno ve que está naciendo algo que podrá o no quizás materializarse ya en esta Eurocopa, pero que promete mucho a futuro, ¿no? O sea que como decimos los argentinos, pinta muy bien. Entonces, creo que en ese sentido España está sacando una ventaja importante sobre el resto de las selecciones europeas. Vamos a ver si se termina concretando o si se concreta ya en esta Eurocopa. Pero bueno, claramente España es mi favorito, ¿no? Ok, quindi Gio ha chiaro. Sì, penso che sia chiaro per tutti. Comunque, insomma, Esteban è d'accordo sì con noi sulla Spagna. Dice che gli piace molto Yamal come giocatore, vede un calcio molto fresco, un calcio diciamo all'avanguardia, e anche lui vede Spagna come la Spagna come una potenziale favorita. Io tengo una pregunta per te, Esteban, sobre l'Italia, no? O sea que nosotros acá discutimos mucho de por qué Italia ya no es una potencia futbolística, ¿no? Ya no es lo que era, ¿no? Ya no gana títulos, pero no solo no gana títulos, sino que tampoco se clasifica para mundiales a veces, ¿no? Y un argentino eso, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo juzga? Bueno, lo vemos con sorpresa, sobre todo. No nos terminamos de acostumbrar a esta situación, porque uno realmente, digamos, creció, se formó como periodista y como espectador o futbolero viendo una Italia fuerte, ¿no? Digamos, para cualquier persona de mi generación, Italia siempre estuvo entre las selecciones más fuertes del mundo. Y es muy raro realmente ver esta debacle, ¿no? Este momento que tiene a Italia tan mal en cuanto a resultados, pero sobre todo a prestación futbolística, ¿no? A lo que puede mostrar dentro de un campo de juego.
Y creo que hay una confusión muy grande, ¿no? En quienes tienen que conducir a la selección italiana, al fútbol italiano, en algún caso quizás también a equipos importantes de Italia, respecto de cuál sería la identidad o la esencia del fútbol italiano, como para, partiendo de eso, retomar, digamos, aquella fuerza, ¿no?, tan característica que tuvo siempre la Azzurra. Creo que hay que volver a las fuentes, ¿no? En un caso como este, me parece que siempre es importante eso, ante todo, tener una claridad, digamos, en cuanto a cuáles serían los patrones o los rasgos esenciales que han hecho siempre de Italia una selección fuerte, y retomar un poco eso para, a partir de ahí, en todo caso, construir algo nuevo. Pero primero volviendo a esa esencia de equipo fuerte, equipo rocoso en defensa, equipo que, digamos, trabajaba muy bien los partidos en lo táctico, ¿no?, que fue revolucionario inclusive en muchos sentidos en el aspecto táctico, ¿no?, implementando, bueno, digamos, distintas variaciones sobre el juego tradicional de los equipos en su época, como la famosa ala tornante, ¿no? Bueno, en definitiva, Italia tiene, yo creo, realmente en su cultura futbolística los elementos como para renacer y volver a ser lo que fue. Debe justamente tener más claridad respecto de cuáles son esos elementos y retomarlos para, a partir de ahí, hacerse fuerte y ya ensayar de vuelta, digamos, algo que supere después eso. Anche qua, Joe, se vuoi tradurre tu, io ho capito comunque la prima parte dove diceva che lui da giovane, che aveva avvicinato il giornalismo da quando ha iniziato questa professione, comunque ha sempre visto l'Italia come una delle squadre più forti del mondo, quindi un punto di riferimento a livello globale, quindi si stupisce un po' di questa situazione di difficoltà che sta vivendo adesso il calcio italiano. Poi dopo ha fatto ancora tutto un discorso, no, sulle difficoltà che abbiamo adesso, comunque noi abbiamo, per rimanere una squadra rocciosa, ma deve abbinare comunque un po' la qualità che effettivamente sta un po' mancando, ecco. Sì, ha esaltato anche la scuola, ha esaltato anche la scuola italiana, la tornante che lui ha messo in chiaro. Noi siamo sempre stati identificati per degli strateghi sopraffini dal punto di vista tattico, a volte eravamo fin troppo difensivisti. Oggi abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare e di fare calcio. Siamo molto più propositivi, buttiamo meno via la palla, siamo molto meno attenti, o siamo meno lì. Eravamo famosi per il catenaccio, no? Questo era l'aspetto importante. Oggi siamo un po' più fighini e quindi ci piace di più giocare la palla, siamo arrivati a un livello, secondo me, ottimo. Abbiamo una squadra che ha vinto il campionato, l'Inter, che è una squadra che ha una qualità di gioco importante, però è piena di stranieri. Il problema principale è che noi abbiamo pochissimi calciatori italiani che giocano nelle squadre importanti. Questo è il concetto principale. Allora, Esteban mi insegna che se tu non hai talenti, invece i talenti loro li esportano, e li esportano dove? In Inghilterra, in Italia, nei campionati più importanti. Argentini girano in tutte le parti, brasiliani girano da tutte le parti. Noi purtroppo giriamo poco. Uno, perché facciamo fatica ad andare via di casa. Facciamo fatica ad andare via dall'Italia, perché siamo mammoni che se non vediamo la mamma moriamo. Ed è una questione di mentalità. E tu capisci che se vuoi costruire qualcosa e vuoi avere qualità, devi
fare qualcosa di più di quello che stai facendo adesso. Spalletti era la scelta migliore che potessimo fare, visto e considerato che è un allenatore che ha fatto gavetta, che ha fatto cose importanti nella sua vita, che ha avuto esperienze all'estero, che ha avuto esperienze all'Inter, ha vinto il campionato col Napoli, è rimasto libero, si è liberata la panchina della nazionale. La scelta più intelligente da fare chi era? Era quella di prendere Spalletti come allenatore. E io la condivido al 150%. Oggi chiaramente Spalletti viene impalato dai più. Però siamo abituati a far così. Tutti bravi ad andare al matrimonio, tutti bravi al funerale ci vanno un po' in meno e con meno entusiasmo. Io credo che avremo fatto degli errori, li avrà fatti Spalletti, li avrà fatti chi vuoi, però sicuramente quello che ha fatto la federazione è una cosa che doveva essere fatta nella maniera migliore. Poi il calcio ogni tanto vinci, perdi più spesso, magari l'Argentina perde un po' meno, però credo che tutto sommato abbiamo cercato di intraprendere la strada più logica che ci fosse. Intanto abbiamo anche il commento di tifoso Alessandro Cardito, tifoso del Napoli, che salutiamo, che io e Gio abbiamo conosciuto alla presentazione di un libro che abbiamo moderato con lui, il libro di Luigi Gallucci, Campo Centrale, sul proprio dedicato al terzo scudetto del Napoli, visto che ci colleghiamo con quello che ha detto Gianni su Spalletti. Gianni, ti volevo chiedere, visto che abbiamo chiesto a Esteban un po' come vede l'Eurocoppa, se ci dai un giudizio tu sulla Coppa America, se questa Argentina effettivamente la vedi come favorita, oppure se l'Uruguay del Loco Bielsa potrebbe essere una sorpresa. C'è anche il Brasile, lui, ovviamente, che non va mai sottovalutato, e questa Colombia. Lui giustamente, prima lo sentivo parlare benissimo dell'Uruguay, giustamente fa per tenere in allerta gli argentini, giustamente diceva che sono pericolosissimi, che il Loco è pronto a creare qualche difficoltà in più, però io credo che i favoriti siano gli argentini. Poi le partite devono essere giocate, credo che sarà difficile, credo, se l'Argentina sta bene e non succede chissà quale cataclisma, credo che sia tra la favorita numero uno per la vittoria finale. Ok, Gio, hai ancora qualcosa da voler chiedere magari a Esteban? Sì, stavo riflettendo su una cosa a livello tattico prima, che è praticamente il ruolo dell'engance, no? Il numero 10, come lo chiamiamo qua, no? E la domanda che farò adesso a Esteban, l'anticipo in italiano, è su questo praticamente, se questa figura c'è ancora nel calcio sudamericano, oppure se un po' scompare, perché mi pare di capire che comunque anche Brasile e Argentina giocano con le tre punte, quindi con un giocatore di fantasia magari, che però non è tradizionalmente un 10 ma più un esterno. Buona, una pergunta che tengo a livello tattico, no? Già che avete riflessione un poco sopra l'evoluzione, no? Del football in Europa e in Sud America, no? In Europa casi desapareció il numero 10, no? Come lo conosciamo, no? È il jugador come Baggio, il jugador come Agi, già che poco equipo fueron con dos delanteros, y también el 10 tiene otros encargos, no? Otras tareas a veces en la cancha, no? Es un jugador a veces más físico, pero más bien lo que pasa es que a veces empieza como extremo, no? O sea, si yo pienso a muchos equipos de Italia, juegan con tres delanteros, dos extremos y uno central, no? En Sudamérica me parece que un poco está pasando lo mismo con las buenas selecciones, ¿no? Con Argentina también, bueno, tiene a Messi claramente que es un 10, ¿no? Pero que siempre jugó también de extremo, y Brasil igual, tú mencionaste Vinicius antes, ¿no? Que es un 10, pero no un 10 típico, ¿no? Tampoco es un 10 como lo conocíamos en los años 90 o al principio de los años 2000. Quiero preguntarte esto, ¿no? Del enganche. Sí, claramente es una especie en extinción, ¿no? O sea, eso creo que está muy claro, ¿no? Que no existe más prácticamente el 10 a la antigua, el 10 que, digamos, arrancaba desde el centro de la cancha y que se tiraba incluso más atrás, ¿no? Como para recibir la pelota de la defensa, inclusive, y organizar el juego, ¿no? Ya eso no existe más. Sí existen algunos jugadores
que siendo delanteros o, digamos, teniendo libertad para jugar, pueden mostrar esas condiciones de organizadores de juego y hacerse un poco cargo del equipo o de la conducción del ataque, ¿no? Vos mencionás a Messi, obviamente, y yo te agregaría dentro de esta Copa América a James Rodríguez, ¿no? El número 10 de Colombia, que está realmente haciéndose cargo de su equipo, está ocupando ese rol de conductor, sin tener por ahí esa responsabilidad bien definida en lo que es el esquema táctico de Colombia, ¿no? Porque James, digamos, aparece como un jugador de ataque, básicamente, ¿no? Un jugador que no está, digamos, incluido dentro de lo que sería la mitad de cancha de Colombia, ¿no? En la que están más bien Ríos, Lema, Arias, otros jugadores, ¿no? Que son los que sí se encargan del ida y vuelta, ¿no? Y de la contención también, además de distribuir la pelota. James es un jugador de ataque, pero libre, y esa libertad, justamente sumada a sus condiciones, le permite hacerse cargo de la conducción. Es distinto el caso de Brasil, que no tiene claramente ningún jugador con esas condiciones de organizador de juego, o que si lo tiene, no es un jugador de un juego muy técnico, ¿no? Porque lo más parecido podría ser Paquetá, pero Paquetá es un jugador realmente de bajas condiciones técnicas, ¿no? No es un jugador técnicamente muy dotado. Entonces, también termina jugando como un media punta, ¿no? Termina jugando como alguien que no queda claro cuál es mucho su función, pero que está para, bueno, hacer lo que puede, no puede mucho realmente, ¿no? Entonces, que el número 10 de Brasil, o lo más parecido a un número 10 de Brasil, sea Paquetá, es un claro indicador de la decadencia del fútbol brasileño y de la confusión que también tienen los brasileños respecto de su esencia o de cómo tiene que jugar su selección. Este es un fenómeno bastante parecido al que estaba mencionando recién respecto de Italia, ¿no? Sí, hai detto, sì. Traducendo Esteban, ha detto che praticamente non ci sono più 10 di una volta, quel 10 che in qualche modo il classico numero 10, come può essere adesso qui dietro me, ci sono Messi e Maradona, che però più Maradona forse al classico 10, adesso sono giocatori un po' più laterali, che quasi diventano attaccanti, che vestono la maglia del numero 10, un'eccezione può essere appunto Messi nell'Argentina, ma può essere anche James Rodriguez, che sta giocando per adesso una Copa America effettivamente notevole, sta guidando la Colombia molto, molto in alto, e poi ha sottolineato il caso del Brasile, riallacciandosi a quello che aveva già detto prima su Vinicius Junior, che non è poi un 10, è un giocatore laterale, e questa maglia numero 10, questo ruolo, sembrerebbe cadere un po' sulle spalle di Paquetá, che però è un giocatore con degli limiti, comunque, secondo lui, dal punto di vista tecnico, sicuramente non è un 10 della grande tradizione della scuola brasiliana, e questo potrebbe essere il sintomo comunque di un momento di forte difficoltà, di declino del Brasile, anche se poi il Brasile forse non sta neanche sfruttando, Gianni, adesso non so come la pensi tu, completamente il suo potenziale, perché a questo Hendrick, che aveva fatto così bene nelle amichevoli con Spagna e Inghilterra, non viene quasi utilizzato e non si sa, probabilmente c'è un problema di confusione anche nella federazione, perché sappiamo che erano partiti con un allenatore, poi volevano prendere Ancelotti, non sono riusciti, poi hanno ripiegato su Dorival Junior. Chiaramente quando la federazione è in confusione, questo tipo di confusione si riflette sulla squadra e sull'allenatore. Normale, sì. Normale, credo che sia molto normale il fatto che ci sia un po' di confusione. Io anche per mia natura sto sempre dalla parte degli allenatori, perché credo che gli allenatori non vogliono mai tagliarsi quelle cose lì per far dispetto alla moglie. Io credo che probabilmente c'è qualche problema che noi non conosciamo, che loro chiaramente tengono nascosto, e se un giocatore che ha figurato abbastanza bene nel passato oggi non trovi spazio, c'è qualche spiegazione sotto. Ovviamente noi non le sappiamo, perché c'è la privacy di mezzo, e quindi credo che tutto sommato il Brasile, come diceva prima Esteban, è una nazione, è una realtà che oggi ha qualche difficoltà a trovare giocatori
che un tempo ne aveva in abbondanza e oggi fanno molto più fatica a trovare. Gianni, ti volevo chiedere, abbiamo parlato prima un po' di Messi, che comunque ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori col Perù, potrebbe rientrare con l'Ecuador, ma ancora non si sa. C'è dall'altra parte su quello che è stato il suo grande rivale, che hanno monopolizzato gli ultimi 20 anni di calcio, Cristiano Ronaldo. È partito discretamente, poi ha avuto un po' di difficoltà, ha sbagliato un rigore, non ha ancora trovato la via del gol. Sfiderà contro la Francia Mbappé, che in questo momento è assolutamente sulla cresta dell'onda, però anche lui in qualche modo non sta disputando un europeo particolarmente brillante. Tu come vedi questa sfida un po' a distanza tra il nuovo che avanza, che è Mbappé, e il vecchio che prova ancora a resistere, che è CR7? Beh, diciamo che CR7 è encomiabile perché è ancora in un'ottima forma, anche se ha scelto di andare a giocare in un campionato che non è certamente competitivo come i campionati che sono abituati a giocare Mbappé, Messi e compagnia bella. Credo che tutto sommato stia andando verso la fine della sua carriera, e che è normale che sia così, però lo sta facendo con grande dignità. Mi dispiace che l'altra sera non abbia avuto la soddisfazione di fare gol, lo sta inseguendo da tanto tempo, lo prova su punizione che non segnerà mai, e non riesco a capire perché continui a intestardirsi nel tirarla come la sta tirando. Dai tempi, parlo della Juventus, non ha fatto un gol da quando è in Italia e da quando poi è andato via. Credo che tutto sommato sia alla ricerca di se stesso. Verso la connessione di questo torneo per le due squadre. Ok, io vi ringrazio. Adesso Gio è uscito. Direi che a questo punto io ringrazio veramente Gianni per il suo tempo, per la sua disponibilità, anche se c'è stata qualche difficoltà iniziale. Ringrazio anche Esteban perché così ci ha tenuto compagnia. Vi invito comunque a questa diretta, potrà essere vista anche su YouTube, sul nostro canale YouTube, sul nostro sito. Vi invito a tenervi collegati per i nostri futuri articoli che andremo a pubblicare anche sull'attualità, anche quindi sulla Coppa America e sugli europei, e vi auguro di una buona notte, e speriamo di incontrarci presto ancora qui su Game of Goals. Grazie veramente tanto sia a Gianni che a Esteban. Grazie a voi, ciao. Grazie, grazie, buonanotte. Ciao ciao. Buonanotte.